Sicilia, Trentino, Sardegna, Marche, da dove verrà il vino che andremo a scoprire oggi insieme? Beh, dopo la sigla lo andremo a vedere. Oggi amici ci rechiamo in Sicilia per conoscere le Cantine Vinci, azienda storica risalente addirittura al 1947, che dal 1997 invece ha avviato un profondo rinnovamento che l'ha portata ad essere una delle prime cantine a realizzare non soltanto vini dolci, i classici vini di Marsala famosi nel mondo, ma anche vini secchi, come questo Calicanto, vino secco, Zibibbo 100%, che andremo ad assaggiare quest'oggi. L'azienda conta circa 80 ettari di vigneto ed è quindi la zona ad ovest, quella che è la più grande isola della nostra bellissima Italia. Tra le svariate tipologie di vini prodotti dall'azienda, oggi ci concentreremo su questo vino bianco del 2019 da 13 gradi e mezzo. Ci troviamo nella zona dell'Agro Marsalese e il sistema di allevamento utilizzato è quello della spalliera con potatura Guyot. La vinificazione avviene in vasche di acciaio inox a temperatura controllata, dopo una breve criomacerazione delle uve per almeno 6 ore. Il vino si presenta in un elegante bordolese. Già dalla scelta del tappo capiamo che questo è un vino nato per essere consumato in tempi abbastanza ridotti. Il vino si presenta di colore giallo paglierino, decisamente tenue, abbastanza consistente nel bicchiere, assolutamente limpido, privo di particelle in sospensione, brillante. Il naso è decisamente intenso, piuttosto complesso. Si rincorrono i fiori di zagara, il gelsomino, ma anche la frutta tropicale. Lo Zibibbo è un vitigno aromatico, quindi ci aspettavamo comunque un naso decisamente stuzzicante e siamo subito soddisfatti. Ricorda anche un po' quegli spumanti dolci. In bocca il vino è secco, abbastanza caldo, le note aromatiche arrivano subito e ci accarezzano delicatamente il palato. È un vino equilibrato, armonico, ma un vino con una discreta persistenza e una splendida freschezza. È un vino che possiamo pensare di abbinare a tanti piatti di pesce, ma soprattutto al pesce spada, e possiamo anche pensare di provarlo con piatti un po' più particolari, tipo il couscous. Ottimo anche con le verdure grigliate e con formaggi a breve stagionatura. Un vino che immagino di gustarmi in estate, magari in una bella terrazza con vista mare. Un vino perfetto per quelle serate estive da trascorrere con la persona che si ama, per fare anche semplicemente aperitivo. Sicuramente il territorio di Marsala non è soltanto dedicato ai vini liquorosi e questo ne è un ottimo esempio. Io sono Raffaello De Crescenzo e se hai gradito questo video ti invito a lasciare un like e a iscriverti al canale qualora non lo avessi già fatto. In descrizione trovi anche altri social sui quali è possibile seguirmi. Torno a versarmi ancora un sorso di questo Calicanto, perché, come diceva Feuerbach, la felicità, come un vino pregiato, deve essere assaporata sorso a sorso. Alla salute.